Pasta e broccoli. Oggi pasta e broccoli, un'altra minestra che si aggiunge alle altre minestre della tradizione della cucina romana: pasta e ceci, pasta e patate, pasta e fagioli, pasta e broccoli. Una minestra, anche questa, una minestra che scalda il cuore. Ecco gli ingredienti: broccolo romanesco, questo con la cimetta, questo è il vero broccolo romanesco, poi aglio, io già l'ho sbucciato. L'acciuga, la radice sott'olio, questa non deve mancare, è proprio il segreto, quella che darà proprio la salinità al piatto. Un cucchiaino di peperoncino non sta male, salsa di pomodoro, spaghetti chiaramente spezzettati e pecorino romano. Iniziamo a preparare il brodo vegetale, che è la base per tutte le minestre. Brodo vegetale, però, che in questo caso prepareremo soltanto con sedano e carote, niente cipolla, dato che c'è l'aglio. Accendiamo il nostro piatto di induzione e portiamo a temperatura. Mettiamo a freddo sedano e carota. Aspettiamo il bollore, poi spegniamo e lo mettiamo vicino alla nostra pentola dove faremo il soffritto per preparare la base della pasta e broccoli. Allora, una ciotola con dell'acqua. Andiamo a tagliare tutte le cimette, quelle piccoline le lasciamo intere, quelle più grandi poi le taglieremo a metà e andiamo così fino a smontare, diciamo, tutto il nostro broccolo. Abbiamo montato il broccolo, abbiamo, vedete, realizzato tutte queste piccole cimette, quelle più grosse le abbiamo tagliate, quelle più piccoline le abbiamo lasciate. Adesso andiamo a sciacquare e poi andiamo a iniziare a preparare la base per la pasta e broccoli. Adesso andiamo a preparare il soffritto. Iniziamo a mettere un po' di olio nella pentola. Mettiamo uno spicchio di aglio. Un cucchiaino di peperoncino. Ne metto poco perché questo è molto forte, peperoncino fresco. E poi inseriamo, segreto importante, un'acciughetta. Questa acciughetta è quella che darà salinità al piatto. Sembra strano, ma darà molto sapore al piatto, alla minestra, scusate. E andiamo a sfaldare l'acciuga e mescolarla con l'olio e il peperoncino. Sentite come sfrigola? E l'aglio io di solito lo lascio perché dopo con la cottura della minestra tenderà a sfaldarsi. Se però vi può dar fastidio lo potete togliere appena cotto e i broccoli sono cotti e lo potete eliminare. Adesso vado a versare la salsa, che è quella che darà colore, poi un po' di colore al piatto e anche sapore. Sta sfrigolando, adesso verso tutti i broccoli nella pentola e lascio insaporire, aggiungo un po' di sale e mano a mano giro un pochettino. Adesso a questo punto aggiungiamo lentamente, un po' alla volta, il brodo vegetale fino a completa cottura. Abbiamo realizzato, ottenuto il nostro brodo vegetale. Vedete che bel colore? Adesso mano a mano lo andiamo a aggiungere ai nostri broccoli. Con questo brodo vegetale dobbiamo cuocere lentamente i broccoli. La minestra ha bisogno di molta attenzione e molta pazienza. Ecco che la minestra sta bollendo, io lentamente, un po' alla volta, aggiungo un mezzolino di brodo e potete immaginare che profumo. Una minestra meravigliosa, pasta e broccoli. Ecco, guardate, potete vedere, la minestra sta andando, e i broccoli sono quasi cotti. Tra un po' caleremo gli spaghetti spezzettati. I broccoli sono cotti, manca pochissimo. A questo punto io verso gli spaghetti, considerate 30 grammi per ogni persona.
Se vedete che la minestra è troppo liquida, non abbiate paura perché l'amido contenuto nella pasta conferirà poi cremosità alla minestra. Andiamo a mescolare, aggiungo quasi, non dico tutto, ma una buona abbondante dose, quantità di brodo. E aspettate ancora aggiungere altro. Aspettiamo che la pasta si cuoce, rilascia l'amido e la minestra sarà pronta. La minestra è pronta, è cotta. Andiamo a spegnere e andiamo a rimpiattare. Il profumo non si può descrivere. Anche in questo caso la minestra, qui bisogna sempre abbondare, con la quantità. Ecco, direi che questo può bastare. Giusta densità, bellissima. Adesso metto un giro d'olio. Poco appena appena, e poi un bel cucchiaio di pecorino. Perfetto. Minestra di pasta e broccoli. Buona pasta e broccoli a tutti.